Ragione non coglioniamo, va. Cioè tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, dai, va, non scherziamo, va, dai, dai, per piacere, va. Non mi pare, Bobby. E poi sa le difficoltà che abbiamo avuto, la crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse è tasse? Io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare, per non destare sospetti, capisce, no? Un po' di tasse, dobbiamo pagarle, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Cassa, tasse non se ne pagano, caccio caccio. Ah, tu te la menti per la tasse? Guarda, qui sono arrivate ad arrestare un gentiluomo, un galantuomo, solo perché ha sparato al vicino. E non è che si chiedono se questo vicino è un infame, è un caino. Ma veramente? E com'è possibile? Se ti dico che è possibile, te ne dico una. Hanno sequestrato alcune terre di amici carissimi e le hanno date ai preti. O non è una vergogna? Cose da pazzi. È anarchia, va? E non è tutto. Adesso stanno indagando sulle proprietà costruite senza permessi. E anche il tuo villaggio, la pizzeria e tutto il resto non sono al sicuro. Questi s'attaccano a tutto. Questi non c'hanno vergogna. Ma questi chi? Chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome. Polizia, carabinieri, finanze, belle arti, tutto quanti. E ovviamente Cavallaro. Il caro tenente ficca il naso dappertutto. E va dicendo che questa volta andrà fino in fondo. Cosa vuole che faccia Cavallaro? Se vuole andare fino in fondo che vada, così su mangia dei pesci, il collezionista delle ricevute. Ma non è solo, Signor Cetto, se lo ricorda De Santis. Maestrino, l'uomo rispettoso delle regole, dopo le cazzate. Ma lo ricordo. De Santis vuole scendere in politica. Si candida a sindaco. E ce la può fare. Va bene. Cetto è un uomo senza vergogna. Si è schierato completamente dalla parte della legge. Schierarsi a favore della legge? Sì, ma è legale questa cosa? Pare di sì. E se quello diventa sindaco, il paese è a rischio legalità. Certo, qualcuno deve fermare il De Santis. Noi ci abbiamo pensato, e a lungo. Siamo arrivati a una conclusione. Che sarebbe? Tu devi essere il nostro sindaco. Io sindaco? Sì. Così dite? Sì. Esco. Ho bisogno di riflettere.